modello di sviluppo a cui ho fatto riferimento per noi è qualità della vita e sanità. La legge che obbliga i proprietari dell'Ilva a diminuire e di molto le emissioni di diossina nell'aria è legge che riguarda la sanità. Ma abbiamo riequilibrato il rapporto tra ospedale e territorio. Oggi abbiamo molto più assistenza domiciliare, abbiamo molto più medicina del territorio. Ai medici di medicina generale abbiamo dato un ruolo molto ma molto più importante all'interno del sistema complessivo della sanità. Abbiamo ridotto la mobilità passiva del 30%. 30% in meno di gente pugliese va a curarsi fuori Puglia. Abbiamo investito molto in strutture tecnologiche. Non c'era nessuna backed up nel 2005 in Puglia, ne abbiamo oggi 7, in questi giorni ne stanno installando altri. E siccome qualcuno comincia a dire di Conversano, mi fermo un po' sul nostro paese. La nostra città, il nostro ospedale non è stato escluso dagli ingenti investimenti in infrastrutture e in strumentazioni tecnologiche. Attenzione, 5 anni fa in questa piazza parlavamo di ospedale letteralmente chiuso, di saracinesca passata e di chiave buttata al mare. 5 anni fa in questa piazza parlavamo di storia de Florenzo Iaia umiliata, di storia calpestata, di storia dimenticata, di storia emarginata, di storia non rispettata. Oggi abbiamo ancora problemi. Sono il primo ad ammetterlo e non mi nascondo dietro il dito. Ma attenzione! Abbiamo, e lo dico con convinzione, vi dirò adesso perché, posto le basi perché mai, già mai, nessuno domani potrà alzarsi e con un tocco di penna cancellare questa realtà di cui andiamo molto fieri in questa città. Quali sono queste condizioni? Quali sono queste basi? Pian terreno dell'ospedale. C'era 5 anni fa c'era un deposito di carte e cartoni. Questo era vano terra de Florenzo Ia. Un minuscolo servizio di radiologia. Oggi c'è, 5 anni dopo, un reparto che tutti ci invidiano, un attacco di ultimissima generazione, ma sento dire, sì, hanno messo l'attacco, hanno speso 600 e rotti milioni, mila euro, ma non abbiamo i medici, non funziona. Non la sanno far funzionare. Bene, io ho fatto una cosa che può fare ciascuno di voi. Sono andato in ospedale e ho chiesto la produttività dell'ultimo mese. Soprattutto da quando questo servizio non è più legato da un cordone ombelicale con Monopoli, che in un certo qual modo soffocava. Conversare. Staccato questo reparto da Monopoli, ho chiesto la produttività. Vuoi sapere, ma è vero che non ci sono medici?
non funziona. È l'unica cosa che leggo. Da 1 febbraio 2010, in un mese, è rotto di produttività. In quel reparto, dove c'è l'attacco di ultimissima generazione, oltre all'equipe che già esisteva, c'è il chirurgo oncologo, il chirurgo plastico, lo psicologo e il patologo. Mi ho chiesto, ma cosa producete? Ma è vero che qua non funziona niente. Allora, sinologia 345 visite, TAC 370, RX 1327, ecografie 344, per un totale di esami 2386. Mi chiedo e vi chiedo, come possono essere effettuati 2386 visite in un mese e 10 giorni se non ci sono medici? Come possono essere effettuate 2386 visite se non ci sono tecnici? Come possono essere effettuate 2386 visite in un mese e 10 giorni se non c'è un'equipe degno di questo nome? Ma non solo. Dal 1 aprile del 2008 la radiologia di Conversano è uno dei 45 centri di riferimento per la prevenzione, nel caso di specie, dello screening senologico. Cioè diciamo alle donne, fate prevenzione. Lo abbiamo detto in tutta la Puglia e Conversano è uno dei 45 centri di riferimento. Dal 1 aprile al 17 marzo, 17 marzo 2010, 1711 donne si sono recate presso la radiologia di Conversano ad effettuare lo screening senologico. Ma ancora, il pronto soccorso si confondeva con l'ingresso dell'ospedale. Abbiamo un qualcosa che oggi si chiama pronto soccorso. Di eccellenza lo definiscono i tecnici. Lo abbiamo a Conversano 5 anni fa, non ce l'avevamo. Ma come, dico io, non leggere in questi dati e in questi atti l'orgoglio di una città, l'orgoglio di una comunità che vuole riprendere in mano il gioco del proprio destino? Come non leggere in questi atti e in questi numeri lo sforzo di una città che vuole rialzare la testa, cominciando da quella che forse è la cosa più cara? Come non leggere in questi sforzi, al di là delle colorature politiche, al di là dei pensieri di ciascuno, come non leggere in questi sforzi lo sforzo di Conversano di poter ricominciare un percorso nuovo, tutti insieme, intorno ad un qualcosa che non deve avere identità specifica, ma identità di comunità? Certo, avevamo un altro obiettivo da raggiungere e anche rispetto a questo non fuggo, non scappo. Avevamo l'obiettivo di far nascere o tornare a far nascere i bimbi a Conversano. Ricordo un video trasmesso 2 anni fa, quando il potente allora governatore Fitto venne in questa piazza a dire: giammai nascerà un bimbo a Conversano. Sfido chiunque oggi a dire che non è previsto nella programmazione sanitaria regionale, confermata non più tardi di 2 mesi fa, la realizzazione di questo importante servizio. 5 anni fa era stato debellato con un colpo di penna. Oggi, solo per contenere la spesa sanitaria, non è stato realizzato compiutamente
ma gli spazi già ci sono.